Sono tutti dietro. Thank you.
Isaia. Così dice il Signore Dio,
Ascoltatemi, attenti, o mio popolo, o mia nazione, porgetemi l'orecchio, poiché da me uscirà la legge, porrò il mio diritto come luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, si manifesterà la mia salvezza, le mie braccia governeranno i popoli. In me spereranno le isole, avranno fiducia nel mio braccio. Alzate al cielo i vostri occhi e guardate la terra di sotto, perché i cieli si dissolveranno come fumo e la terra si logorerà come un vestito e i suoi abitanti moriranno come larve. Ma la mia salvezza durerà per sempre, la mia giustizia non verrà distrutta. Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che porti nel cuore la mia legge. Non temete l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i loro schermi, poiché le tarme li roderanno come una veste e la tignola li roderà come lana, ma la mia giustizia durerà per sempre, la mia salvezza di generazione in generazione. Parola di Dio. Della sua venuta. La venuta dell'Empio
avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di miracoli, di segni, di prodigi, menzogne, e con tutte le esecuzioni dell'iniquità, a danno di quelli che vanno in rovina, perché non accolsero l'amore della verità per essere salvati. Dio, perciò, manda loro una forza di seduzione, perché essi credano alla menzogna e siano condannati tutti quelli che, invece di credere alla verità, si sono compiaciuti nell'iniquità. Noi, però, dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia della salvezza, per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede, nella verità. A questo Egli vi ha chiamato mediante il Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro, Gesù Cristo. Parola di Dio. Perseverato fino alla fine sarà salvato.
Questo Vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia data testimonianza a tutti i popoli, e allora verrà la fine. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora comparirà in cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora si batteranno in petto tutte le tribù della terra e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. Parola del Signore. Conoscere Gesù e
vederlo come modello della nostra vita, prenderlo come modello della nostra vita, anche se sempre noi saremo inferiori rispetto a questo modello, è un modo di accedere alla misericordia del Signore e di realizzare veramente la nostra esistenza. Infine, un terzo modo in cui Maria si aiuta è legato alla liturgia della prima domenica dell'Avvento. La prima domenica dell'Avvento, come abbiamo ascoltato dalle letture, evoca il ritorno definitivo del Signore e anche il fatto che questo ritorno definitivo sarà un giudizio della nostra esistenza, tutta la storia. Ciò significa che la nostra vita e le nostre azioni non sono indifferenti, ma avranno la loro verità svelata dalla mia vita. La verità non solo di un tratto intellettuale, ma una verità esistenziale, la qualità della nostra vita e delle nostre azioni. E tutto il pensiero cristiano, la fede cristiana, è consapevole della nostra incoerenza, della nostra fragilità, della nostra debolezza e ha avuto sempre la fiducia nella intercessione di Maria. Quando noi preghiamo quest'altra preghiera dell'Ave Maria, così importante, così bella, chiediamo a Maria di pregare adesso e nell'ora della nostra morte. Appunto l'ora della nostra morte è il momento per ciascun uomo nel quale si accede al giudizio davanti a Dio, si compare di fronte al Signore per un giudizio sulla propria vita, il cosiddetto giudizio particolare. Quando noi preghiamo, Maria prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, preghiamo proprio questo, manifestiamo questa consapevolezza che Maria intercede per noi nel giudizio di fronte a Dio e nei momenti decisivi della nostra esistenza. E allora con queste convinzioni di fede, Maria ci aiuta a vivere la spiritualità dell'Avvento, ad accogliere e riconoscere l'incarnazione del Signore. Maria ci aiuta a prolungare nella nostra esistenza il dono della misericordia. Maria ci aiuta fin d'ora nella prospettiva del nostro giudizio e noi accogliamo questa immagine, accogliamo la presenza della Madonna in questa comunità e nella nostra vita personale. Thank you.
conto con le parole di pace e non di sventura. Preghiamo. Signore, a te presentiamo le nostre famiglie, perché sappiano trovare nella fede la forza per superare le difficoltà di ogni giorno, le ansie di un futuro incerto, e perché sappiano orientare a te la loro vita. Preghiamo. Per la nostra comunità, quest'anno iniziamo l'Avvento con la presenza della Vergine Maria. Ella ci sia di esempio e ci guidi, perché viviamo questo tempo di attesa nella fedeltà alla tua parola. Rafforzi la nostra volontà di rinnovarci e perseverare nella luce del Vangelo, per crescere nell'adesione a te. Preghiamo. Per gli uomini e le donne di oggi, smarriti e confusi circa il senso vero da dare alla vita, affinché si accorgano che la salvezza vera sta in Gesù. Preghiamo. Per Alessandra, mamma di 30 anni che è in coma per una caduta, perché la Madonna sia il suo sostegno e possa farle la grazia di ritornare dai suoi cari. Preghiamo. Accogli nelle tue mani di Padre misericordioso Rota Romana, che hai chiamato a te, e donali di vivere nel tuo regno di luce e di pace. Preghiamo. Dio, risveglia la tua potenza in me, allontana gli assalti del male e sostieni la Chiesa che si affida alla tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di offrire i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. Thank you.
Questo è il calice del mio sangue per la nuova identità.
e al sacro che è voi per tutti le remissioni dei peccati. Fate questo nel nome del Padre. Mistero della fede. Thank you.
santuario di Fatima qui nella nostra parrocchia e con questa Santa Messa abbiamo iniziato una settimana che insieme al nostro parroco ci piace chiamare così, una settimana di missione popolare mariana. All'inizio di questa settimana, dopo aver già ascoltato le parole importanti che ci hanno ricordato quanto Maria ci aiuta a vivere bene l'Avvento, a vivere bene la misericordia del Signore, a vivere bene il cammino nella prospettiva del grande incontro finale, ecco, dopo queste parole già molto importanti, mi permetto, come Apostolato Mondiale di Fatima, di raccomandarvi due cose che possono, come ci ha introdotto bene il parroco nel piazzale prima, rendere particolare, importante e preziosa questa visitazione di Maria. Innanzitutto, per noi che siamo vicini, quelli che a Messa ci vediamo, che siamo qui questa sera, che veniamo spesso, che facciamo parte dei chierichetti, del coro, del servizio, della vita della parrocchia, ecco, per noi vicini, innanzitutto l'invito a quello di approfittare di questi giorni, di viverli come una settimana di esercizi spirituali predicati da Maria stessa. Maria, attraverso i messaggi affidati a dei bambini a Fatima, bambini che tanti teologi hanno chiamato bambini profeti, attraverso quei messaggi Maria ci ha affidato un riassunto importante del Vangelo: la preghiera, la conversione, la penitenza, sentirci chiamati ed inviati, il tema dell'affidamento. Sono categorie spirituali, bibliche, evangeliche importantissime. Ecco, voi che già in chiesa venite, voi che avete già fatto la scelta di seguire il Signore, ecco, muoviamo guerra, muoviamo battaglia contro le nostre pigrizie, le abitudinarietà, le tiepidezze. Ciò che ci rovina è proprio la tiepidezza. Nel libro dell'Apocalisse c'è scritto: lo Spirito del Signore ti conosce, sa tante cose belle che fai, però ha una cosa da rimproverarti: qualche volta non sei né freddo né caldo, né, che brutto essere uomini, né. Ragazzi, né. Né cristiani, né atei, né egoisti e neanche generosi, né, né freddi né caldi. Ecco, allora il primo consiglio, la prima raccomandazione: approfittiamo tutti di questa settimana in cui la visita della Madonna Pellegrina ci ha raggiunto, per un po' più di preghiera, per fare il punto sulla nostra vita e anche l'inizio dell'Avvento per qualche proposito, per muovere guerra contro le nostre tiepidezze ed essere dei cristiani più contenti, più convinti, più coerenti, più volentieri amici di Gesù. Ecco, questa settimana ci aiuti per questo. E poi questa settimana però non è stata pensata e voluta dallo Spirito Santo attraverso il cuore del vostro parroco solo per voi. Questa settimana è stata pensata e voluta dal cuore di Dio anche, forse soprattutto, per i tuoi figli che in chiesa non ci vengono più da tanto tempo, per i tuoi nipoti, per i tuoi compagni di scuola, di lavoro, parenti, amici, gente brava, gente buona, la conosciamo, brave persone, ma che si sono allontanate dalla casa del Signore per tanti motivi, magari anche un po' per colpa nostra e di questa nostra tiepidezza. Allora siate portatori di un invito,
Maria, la mamma di Gesù, vi rimanda a casa e vi restituisce domani ad una nuova settimana, chiedendomi di portare l'invito a qualcuno. Qualcuno di voi deve portare qui, nella casa di Gesù, qualcun altro, evidentemente senza fare crociate o intimidazioni, ma con la dolcezza del cuore, con l'invito di un'amicizia. Vieni nella mia chiesa, c'è la Madonna di Fatima, vieni a pregare con me. Ecco, venite e invitate a venire. Allora questa settimana potrebbe diventare importante per noi vicini, per scaldare il cuore, per essere meno tiepidi e per invitare qualcuno a tornare a casa, perché magari qualcuno ha proprio bisogno in questo momento di ritrovare la casa del Signore come casa di speranza, come casa di fiducia, come casa di coraggio, come casa di perdono. E allora magari anche grazie a te qualcuno ritornerà. Se così sarà, sia lode al Signore. Ecco, viviamo questa settimana alla scuola di Maria, noi vicini con il cuore di lontano. Buona settimana, siate generosi, adesso ascoltiamo qualche avviso del Papa. Thank you.